Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA Mondo Carriera Allenatore. Io sono sempre Andre e oggi siamo qua con un nuovissimo video molto interessante secondo me ragazzi, sui migliori giocatori con 5 stelle di skill, ovviamente i più giovani, quindi under 23. Ovviamente qualcuno si aspetterà Mbappé, si aspetterà Rashford, Odegaard, Dembélé, insomma questi giocatori qua, però chiaramente non li ho inseriti all'interno di questa top. Uno, perché se no sarebbe troppo semplice inserire questi giocatori, e due, perché volevo mettere un po' di novità, mettere qualche giocatore che magari non conoscevate, come il primo di questa top che è Silas Wamagituka. Forse lui lo conoscete un po' di più perché l'abbiamo visto in un video con Yas, proprio lui l'ha introdotto sul nostro canale, giocatore che può fare l'esterno destro, l'esterno sinistro o la punta, molto forte come punta, dello Stoccarda, che è l'unico diciamo che sta veramente emergendo da questa squadra che sta andando leggermente male, anzi un po' male. Quest'anno 5 di mossa abilità, chiaramente 2 di piede debole, sicuramente questo parametro è da migliorare, assolutamente, se non si vuole far giocare solamente come esterno destro, ma se uno lo vuole spostare sull'altra fascia o come attaccante, le 2 di piede debole vanno assolutamente migliorate. Vale pochissimo, 5 milioni di valore, 12.500 come stipendio settimanale, veramente pochissimo, 1,89 per 79 kg, bello grosso, bello presente, ma che corre tantissimo, 85 accelerazione, 90 di velocità scatto, 84 agilità, tanta roba Wamagituka che insieme a un bel 75 di finalizzazione, 67 di tiro e 73 di controllo palla diventa veramente forte davanti alla porta. Poi chiaramente questo 49 tiro dalla distanza va un po' allenato come le 2 di piede debole se lo si vuole far giocare attaccanti. In più 3 caratteristiche speciali, classe dribblatore veloce e dribblatore tecnico. Vedrete che comunque la classe sarà l'unica insieme ad altre caratteristiche speciali la componente fondamentale per essere in questa top. Poi abbiamo Alan Saint-Maximin, chiaramente lui è un po' più conosciuto rispetto agli altri, però non è che si possono mettere solo sconosciuti, ci sono anche questi giocatori come Alan Saint-Maximin che a me personalmente piace tantissimo, un giocatore con 4 stelle piede deboli oltre le 5 di abilità, credo il giocatore punta del Newcastle da qualche anno, è il giocatore che gli dà qualcosina in più, che gli risolve le partite, che gli dà lo spritz in più per andare a vincere, sicuramente tanta roba. 27 milioni e 5 di valore, 41.000 euro come stipendio settimanale. Io forse nel Newcastle gli metterei una bella clausola per blindarlo un attimino, perché così mi sembra un po' facile da portare via per le altre squadre, assolutamente. 93 velocità scatto, 93 accelerazione, 93 agilità, ragazzi, lo rendono già un giocatore fantastico. Più è molto bravo anche davanti alla porta come ala sinistra, sicuramente che come attaccante e esterno sinistro è meglio, però anche come negli altri ruoli sa fare abbastanza tutto in fase offensiva questo giocatore. Classe tiro da fuori, dribblatore veloce e dribblatore tecnico come caratteristiche speciali. Rascal, altro giocatore che probabilmente insieme al prossimo non conoscerete così tanto come altri, trequartista o ala sinistra del Nunez colombiano, 73 di overall, 5 mossa abilità e 2 di piede debole. Secondo me, almeno per fare il trequartista, 3 di debole le devi avere, secondo me, almeno per il mio modo di giocare, però poi sta a voi farlo allenare o meno. 7 milioni di valore, 16 milioni come stipendio settimanale e 11 milioni e 2 come clausola rescissoria. Poco ragazzi, accessibilissimo anche con la clausola se non volete fare troppe trattative. Comunque abbastanza veloce, come ala sinistra un po' lentino, ma come trequartista 69 di accelerazione, 71 di velocità scatto ci possono stare, 87 agilità, 91 equilibrio, comunque sono ottimi per il ruolo che deve ricoprire, potenza tiro, tiro dalla distanza e finalizzazione perfette per il ruolo che deve ricoprire. Chiaramente lo allenate un po' in tutto, probabilmente un po' di più nelle mosse, anzi nelle stelle di piede debole, per il resto è un ottimo, ottimo trequartista, classe regista e dribblatore tecnico come caratteristiche speciali, sa dimostrare che sa far girare anche bene la squadra. Il prossimo che andiamo a vedere è Evander. Occhio, occhio, occhio a questo ragazzo, trequartista o mezzala del Midelange, 22 anni, brasiliano, 73 di overall, lui 4 di piede debole insieme alle 5 di abilità. Ecco, già questo è più un trequartista che farebbe al caso mio. 6 milioni di valore, 19.000 come stipendio settimanale, poco ragazzi, 1,79 per 72 kg, quindi non è neanche così esile, è anche abbastanza presente fisicamente, veloce, 76 accelerazione, 86 agilità, 83 equilibrio, che sono ottimi secondo me per il ruolo che deve ricoprire. Non lo farei mai giocare come mezzala, anche perché già 58 di lettura difensiva, anche se allenato potrebbe arrivarci a una buona statistica, però secondo me come trequartista è veramente tanta roba. 77 potenza tiro, 70 tiro dalla distanza e 66 finalizzazione lo rendono pericoloso sia da fuori che da dentro l'area, quindi completo questo Evander, poi è brasiliano, quindi c'è quella cosina in più. Classe tiro da fuori, regista e tiro d'esterno come caratteristiche speciali.
centrali. Questo Evander, segnatevelo assolutamente. Poi abbiamo Amin Harit, giocatore dello Schalke, COC esterno sinistro o mezzala. Lui sicuramente l'anno scorso ha fatto vedere qualcosina di più rispetto a quest'anno, era un giocatore sicuramente più in voga l'anno scorso, mi sembra abbia vinto anche un giocatore del mese proprio della Bundesliga, il marocchino, 76 di overall, 5 appunto di abilità e 3 di piedi deboli, quindi secondo me rientra un po' nei canoni giusti per fare il trequartista. Vale 12 milioni di euro e ha uno stipendio di 23.000, quindi ci sta ragazzi, dai, ci sta. Ha 84 di accelerazione, 87 di agilità, 81 di equilibrio, peccato per il 63 di velocità scatto, ma l'accelerazione è sicuramente il valore che conta un pochino di più su, almeno su FIFA. Poi 80 di controllo palla, 83 di dribbling, sono ottimi. Bisognerebbe migliorare un po' nella potenza tiro, 54 potrebbe essere un po' pochino, però finalizzazione 68, tiro dalla distanza 63, è assolutamente un buonissimo giocatore. Poi classe regista, tiro d'esterno e dribblatore tecnico come caratteristiche speciali. Buono questo Amin Harit dello Schalke in Bundesliga. Il prossimo è Ryan Cherki. Lui non potevo non metterlo, è vero, è conosciutissimo, ma non puoi non inserirlo. Ha 16 anni, cioè è veramente un giovincello ancora. 5 mosse abilità, 5 piede debole, non gli puoi dire niente a questo giocatore che può fare l'ala destra, l'ala sinistra o il trequartista. Chiaramente c'ha sia a sinistro che quella a destro, quindi dove lo metti qualcosa di buono te lo fa. 69 di euro, non mi pare a memoria che il potenziale sia tipo 88, una roba del genere. 3 milioni e 5 e 5.300 come stipendio settimanale, ragazzi, è pochissimo. Chiaramente a 16 anni non è che può chiedere i super milioni, ma come statistiche poi 73 accelerazione, 71 velocità scatto, 76 agilità, 81 equilibrio, sicuramente le migliori, ma anche come tiro, come potenza tiro 69, dalla distanza 63 e finalizzazione 61. Questo giocatore è il meta, sicuro l'avete provato nelle vostre carriere questo giocatore, è impossibile non acquistarlo almeno una volta, anche perché costa veramente pochissimo e quindi tutti se lo portano a casa dal Lione. Però poi, oltre le caratteristiche speciali che sono classe, pallonetto e dribblatore tecnico, è un giocatore, diciamo, meta. È proprio bello da utilizzare, rapido, veloce, vede gioco, visione ottima, è veramente interessante. Mi diverto tantissimo a utilizzare Cherki su FIFA nelle mie carriere. Il prossimo che andiamo a vedere è David Neres. Insieme all'ultimo di questa top sono i giocatori un po' più conosciuti, ma che ci sta assolutamente inserire. Neres, giocatore dell'Ajax, alla sinistra, alla destra, trequartista, brasiliano, 80 di overall, 5 mosse abilità, 3 stelle piede debole. È sicuramente un ottimo giocatore, con l'Ajax ha fatto vedere tantissime buone cose anche l'anno scorso, soprattutto l'anno scorso in Champions League contro tutte le big, è sempre stata una spina del fianco per qualsiasi difesa, vale tanto, 30 milioni di valore e uno stipendio di 20.500, quindi non è proprio, ragazzi, così accessibile come altri, costa un pochettino di più, però con squadre un po' più strutturate economicamente sicuramente è un buonissimo giocatore da portarsi a casa. 86 accelerazione, 86 velocità scatto, 90 agilità, 86 equilibrio, ma poi nonostante essere comunque un'ala che può fare il trequartista, è vero, ma non, essendo un'ala principalmente, ha 75 di finalizzazione, 74 potenza tiro e tiro dalla distanza 67. Queste sono statistiche che neanche alcuni attaccanti, per dire, ce li hanno di base, quindi sicuramente un valore aggiunto per questo brasiliano. Classe dribblatore veloce, tiro d'esterno e dribblatore tecnico, le caratteristiche speciali che accomunano, diciamo, un po' tutti. E l'ultimo giocatore di questa top è Vinicius Junior. L'ho inserito perché è vero, anche lui è molto conosciuto, ma secondo me non è così mainstream come altri. 5 mosse abilità, 4 di piede debole per il ventenne, ragazzi, ormai questo qui gioca a buoni livelli da 2 anni così e mi sembra veramente passata un'infinità, e invece ragazzi ha soltanto 20 anni questo 2000. Mi ricordo sempre dopo, solamente quando vado ad analizzare i giocatori che sono veramente giovani, magari giocatori che io dico questo qua sì, sta giocando tipo un De Ligt, non ti ricordi che c'ha 20 anni. Chiaramente è piccola parentesi per dire che veramente questi giocatori sono fenomenali. Vale 46 milioni e 5 e ha uno stipendio di 120.000 euro, quindi come valore diciamo che non è neanche così tanto per essere un giocatore comunque di punta del Real Madrid, ma è lo stipendio un po' l'unico scoglio di questo giocatore. 120.000 euro sono assolutamente tanti, però 95 di accelerazione, 95 di velocità scatto e 94 agilità, beh, stanno sicuramente a giustificare il costo che chiede. Poi su FIFA è molto forte, sia nella realtà che su FIFA salta tutti come vuole, con la sua agilità, con la sua velocità super anche davanti alla porta,
fa un po' più di fatica, però comunque è un aspetto che anche in realtà sta migliorando, quindi basta allenarlo e diventa un giocatore fondamentale anche da questo punto di vista. E poi classe, dribblatore veloce, tiro d'esterno e dribblatore tecnico come caratteristiche speciali. Quindi ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa top, di questo video. Commentate se vi è piaciuto e se conoscevate tutti questi giocatori o se ne c'è anche soltanto uno o due che appunto è una novità. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi!